Abbiamo anche la fortuna di avere qui in sala Daniela Galeone del Ministero della Salute, a cui chiederei di dire qualche parola anche in qualche modo quasi a conclusione di questo evento. Grazie, buongiorno a tutti. Dire qualche parola è difficile, però da questo dibattito sul tema dell'intersettorialità, che è un tema molto importante, sicuramente è emerso che una cosa fondamentale è nel nostro paese necessario un cambiamento culturale. E questo aiuterà a superare anche questa cultura dell'adempimento piuttosto che del risultato. Questo è un aspetto fondamentale. E c'è necessità, come diceva Fabio Lucidi, anche di una regia, e negli ultimi anni almeno il settore salute ha provato ad assumere questo ruolo di regia, proprio perché sta cercando di uscire dalla logica della salute solamente come cura della malattia, ma entrare sempre di più nella logica della salute nel senso dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e quindi come forma di benessere per tutti i cittadini. Ed in questo senso è possibile trovare quindi delle motivazioni comuni tra settori diversi, perché in realtà qualsiasi settore in un paese, in un comune, in una città lavora per il benessere dei propri cittadini, solo che ciascuno pensa che lo deve fare da solo per il suo specifico settore e non c'è stato negli anni passati invece l'idea che tutti si contribuisce con i propri strumenti, con le proprie strategie, con i propri obiettivi anche istituzionali al raggiungimento del benessere comune. Si è visto che, per esempio, i comportamenti sono una parte importante del benessere della popolazione e negli anni forse anche il settore salute ha insistito molto su questo concetto del comportamento, dimenticando che però la componente individuale è solo una parte di quello che genera il comportamento, ma il comportamento invece molto determinato da quello che c'è attorno alla persona. E quindi agire sul comportamento ancora una volta significa agire su settori diversi, significa mettere le persone in condizione di potersi muovere, non di diventare per forza dei grandi atleti, anche quella è una esperienza bellissima, ma significa poter usufruire degli spazi che la città mette a disposizione. Il comportamento significa poter fare delle scelte consapevoli in termini di alimentazione, ma questo significa che le persone abbiano la possibilità di scegliere e che quindi abbiano un'offerta adeguata, ma questo vale per tutti i vari comportamenti. E quindi in questo senso bisogna rafforzare quel concetto di strategie win-win che diceva il professor Onsel, perché solo questa è la strada che possiamo realizzare. Noi adesso l'area salute comincia ad averlo ben chiaro questo concetto della promozione della salute come approccio intersettoriale e trasversale. Però, come ci siamo detti a Venezia, ci siamo incontrati poco tempo fa anche in passato. Trovavamo molte porte chiuse, no? Non si riusciva proprio a capire che si andava verso obiettivi comuni. Adesso si scoprono invece delle alleanze che si pensava di non poter neanche immaginare, alleanze tra il turismo piuttosto che la salute per promuovere l'attività fisica, la sana alimentazione. Sono strade che sembravano parallele e invece stiamo vedendo che possono diventare convergenti. Grazie.